Parliamo di Leonberger, questa razza di cani selezionata a Leonberg in Germania e la cui naturalmente origine esatta rimane un po' incerta, ma deriva probabilmente da un incrocio tra il San Bernardo, il Terranova e il cane da montagna dei Pirenei, creato nella prima metà del XIX secolo allo scopo di riprodurre il leone raffigurato nello stemma araldico della città tedesca di Leonberg vicino a Stoccarda. Il suo peso ideale sarebbe sui 60-80 kg e l'altezza al garrese del maschio tra 72 e 80 e per la femmina 65 e 75. È un vero e proprio cane equilibrato, calmo, riflessivo, dotato di scarsissima aggressività. Siamo a Poppi e ci troviamo insieme al club italiano Leonberg che tutela appunto questa razza. Senti, in quanti siete nel club italiano? E attualmente siamo un centinaio di soci. Oggi si è iscritto anche qualcuno. Sì, sì, sì. Quindi naturalmente grazie a Stefani Palumbo per averci portato qui nella nostra cittadina casentinese questi splendidi amici dell'uomo e dobbiamo proprio dire che sono importanti. Come compagno dovreste avere tutto un Leonberger che vale la pena. Questa è una lei che arriva da? Da Montelupo. Sempre fiorentina quindi. In famiglia siete qui in questo. Siamo, sì. Senti una cosa, questa signorina quando l'hai presa? Perché l'hai presa? Allora, l'ho presa a febbraio, il 3 febbraio. Siamo andate fino a Val di Susa a prenderla e l'ho presa perché sono innamorata della razza. Sono andata anche a Marradia alla Sagra della Castagna a vedere il raduno. È stato bellissimo con questi Leonberger enormi. È scattata la scintilla, diciamo. Da una castagna è scattata la scintilla, sì. Che ha portato a casa. A un Leonberger, sì. È fantastico. Ma senti, ma tu prima di andare a scuola così devi accudirlo, devi, insomma, fatiche, Sì, vabbè, io vivo ancora con i miei genitori, quindi ho un aiuto anche da parte loro. Però quando torno a casa, il primo pensiero, entro in casa, prendo il guinzaglio, la porto a giro, stiamo un'oretta e mezzo, due fuori e poi vediamo un po'. Senti, ma quante volte quando ti salta addosso non è uno scherzo, eh? Più che altro quando si sta sul divano sdraiati e salta addosso, si mette proprio sdraiata lei sopra di sé. Comincia tutti i baci, è molto coccolosa direi, sì. Si chiama? Pesca. A questo punto chiediamo un po' a questa signora perché si è innamorata del Leonberger. E io sono un caso veramente atipico perché io non volevo un cane. Meno male che non voleva un cane, perché di due uno non vuole un cane, ne prende uno piccolino. Lei non voleva un cane, ne ha preso il più grosso che c'era. Allora, perché per amore si fanno un sacco di cose, il cane lo voleva il mio allora compagno, il compagno non c'è più ma i cani sono rimasti. Però non ci rinunceresti più? Mai, io adesso ne ho cinque. Cinque? Quindi sei diventata un'allevatrice? Amatoriale, io faccio una cucciolata l'anno, per carità, con tutto il rigore, la correttezza e l'attenzione che va fatta. Però sì, non sono certo nella lega di ben altri allevatori. Certo, però mi fa piacere il fatto che tu hai lasciato il compagno, ma come si chiama? Lei è Circe. In famiglia stregata. Circe. Ecco, sì. Stregata. Quindi sì. Circe. Senti, che cos'è che ti ha dato Circe? Allora, tutti i miei cani. Quello che ti dà il Leonberger, secondo me, che è un cane a 360 gradi. Nel senso che quasi tutte le razze hanno un modo di essere. Un Border Collie è iperattivo, è per persone dinamiche, per un San Bernardo al decimo passo dice io avrei già dato, per favore non si può dormire, sono patatoso. Il Leonberger è tutti e due e non ha forzature né in un senso né nell'altro. È un cane che se c'è da giocare è allegro, è dinamico, è giocattone, ha un'ottima testa per il lavoro, perché comunque con i miei primi cani, il mio primo maschio lavoravamo in acqua, facevamo salvataggio nautico, la mia femmina era da ricerca e recupero, assolutamente sì. Se c'è da dormire tutto il giorno davanti alla TV, dorme davanti alla TV ed è felice in entrambi i casi, cioè non gli stai facendo una violenza in nessuno dei due casi, si diverte sia poltrendo che essendo attivo. Come si resiste a una cosa così? Senti, hai poi avuto altri cani che hanno fatto appunto salvataggio oppure naturalmente? Dunque, abbiamo fatto ricerca con due delle femmine e lavoro in acqua solo con un col maschio. Lei mostra ottime attitudini, per cui probabilmente adesso lei ha
neanche 7 mesi, per cui non si sa ancora cosa farà da grande. Però ecco, tu ci tieni ad avere anche questo rapporto un po' con la protezione civile, dobbiamo dire, no? Mi piace molto soprattutto lavorare con i cani, prima di tutto perché noi lo chiamiamo lavoro, per loro è un gioco. Tutti i miei cani che lavorano, devo dire che sia lavoro nel senso di protezione civile piuttosto che adesso riderete tutti, ma i Leo fanno anche agility. No, non è possibile, come fa a girarsi tra... Lo giuro. In Italia ovviamente non hanno strada perché in Italia c'è un regolamento, cioè per dire nella categoria maxi competono i border collie, capirete che... Infatti una mia amica che lavorava, faceva agility, una volta è arrivata tutta fiera dicendo sono stata la prima dei non border collie. Ah, oh, dai, grande, 47esima. Però è chiaro che se prendi un Leonberger non lo fai per voler vincere il campionato del mondo agility, ma il tuo Leonberger si diverte anche facendo agility. Si fa divertire anche te. E certo, il rapporto... Ma perché è un cane... Adesso, a tutti voi avrete parlato con altri padroni Leonberger e tutti noi ci avrete trovato perdutamente innamorati dei nostri cani. Ma perché secondo me è un cane che sviluppa una tale empatia con la propria famiglia che ti ruba veramente il cuore, cioè non resisti, non puoi resistere. E un'altra cosa, avete notato quante razze vi vengono in mente in cui potete avere qualche decina di cani senza quasi sentire un abbaio? Pochissime, anzi forse nessuna. Tendenzialmente, a patto di fare un buon lavoro di socializzazione da cuccioli eccetera eccetera, noi per esempio siamo un buon gruppo d'amici che ha l'abitudine di ritrovarsi tra le altre occasioni per la cena di Natale, che consiste nel cercare di sfinirli nei boschi la mattina in modo che poi loro dormano e noi possiamo mangiare, perché sennò hanno questi occhioni imploranti per cui non puoi resistere. E quindi tu mangi poco e lui molto, ma se riesci a farli addormentare prima riusciamo anche ad avere a pranzare. Siamo arrivati a averne liberi più di 30. Io, vabbè, di nuovo non sono blasonata come gente che ha cominciato ben prima di me, però ormai sono 13 anni che vivo con i leoni, non ho mai visto una rissa. Ho visto qualche forse parata tra maschi, perché quella ci sta, ma parata, non ho mai visto andare oltre la parata. Mi sono anche infatti chiesta perché venivano fatte prima delle prove proprio di verifica proprio del carattere, mettendolo uno contro l'altro, con un maschio con maschio, oppure naturalmente il rapporto con la gente, quando si stringeva la gente, quindi ho capito proprio che c'era anche una verifica proprio nel senso del suo equilibrio. No? Perché è una delle poche razze il cui standard... Perché tutte le razze canine fanno riferimento a quello che è uno standard di razza. Tu come allevatore hai l'obbligo morale di cercare di produrre soggetti il più possibile aderenti a questo ideale di Leonberger. Lo standard del Leonberger ha due, a mio modo di vedere, bellissimi punti. Il primo è che è abbastanza lasco sulla morfologia, il che ti consente di mantenere una buona variabilità genetica, perché io non sono obbligata a farli tutti biondi, lunghi 37,2, per cui ha qualche misura, ha qualche riferimento, ma non è molto stretto, il che ha questo grosso vantaggio perché va tutto chiaramente a vantaggio della salute. Ma di contro è uno dei pochi standard dove c'è una descrizione precisa del carattere e quindi per avviare in maniera corretta la riproduzione un cane deve essere verificato anche caratterialmente. Nello standard cita una frase che secondo me rende al meglio quello che deve essere un Leonberger e dice deve essere dotato di calma sovrana. Così non si può a questo punto. Ti ringrazio, come ti chiami? Io sono Paola. E dove ti trovi? Io sono in Piemonte. Sì. Tantissima gente è arrivata proprio dal Piemonte. Sì. Ma in Italia non è una razza rappresentatissima, per cui tutte le volte in cui c'è un'occasione di vederne radunati ci si precipita. Allora, qui adesso andiamo a parlare, andiamo a finire in Norvegia a questo punto, perché... Come è andata a finire? Dove l'hai preso tu il primo cane? Circe viene... No, il primo cane era italiano, la seconda è stata austriaca. Infatti il mio compagno mi rinfaccia ancora adesso i 900 e passa chilometri che gli ho fatto fare per andare a prenderla. E Circe invece voleva una nuova linea di sangue e Tone
produce cani, come vedete, con un carattere, anche per un Leonberger che già parte con un buon carattere, i suoi sono ancora una tacca sopra. E Norvegia. E quindi sono andati in Norvegia, sì signore, siamo tornati in volo io e la mia bimba. Oh, senti, ma allora, Norvegia, quanti anni sono che in pratica allevi i propri cani? Quanto allevi Leonberger? How long have you been breeding? Since I got my first Leonberger in 1986. Il primo l'ho avuto nel 1996. And your first litter? 1989. Nel 1989, oh, 86, allora nel 1986 ha avuto il primo Leonberger e nell'89 è nata la sua prima cucciolata. Quanti ne hai allevati sino ad oggi? Li hai contati? 400. Circa 400. E è venuta qui a Poppi apposta per Circe, apposta per il Leonberger? Italian friends, my babies and some other friends. Dice amici italiani, perché lei, essendo da molto che è sulla scena cinofila, chiaramente ha rapporti un po' con tutto il mondo e quindi è venuta per i suoi amici italiani e i suoi bambini italiani. Allora come si chiama e come si chiama il suo allevamento? Tune Mosby and Share Golden Kennel. Naturalmente questa è un'informazione in più che vi abbiamo dato, grazie naturalmente a lei, a questa splendida Circe naturalmente che ha stregato tutti quanti e soprattutto vedendola sicuramente sulla scena e sui podi anche più alti delle prossime manifestazioni, prossime gare. Io non so se sono amici loro. Sì, sì, vivono insieme. Beh, mi sembra che la mole sia un po' diversa. Sì, sì. Soprattutto anche il carattere è diverso. Scommetto che è più sì, peperina, eh? Lei difende il grande. È grandissimo. Senti, il fatto di essere comunque campione sociale maschio in questo caso, per te è una soddisfazione? Molto, sì. È stato comunque tanto lavoro e la mia passione, dunque c'ho solo lui. E... Senti, io sono curiosa perché lasciamo tutto lo spazio a lui perché è lui certo, il protagonista, giusto? Credo che sia questo importante. Sì, sì. Scegliere in pratica un lui così, come si chiama? Bagan. Bagan, scegliere Bagan, che cosa è stato per te, per la tua vita? 20 anni d'attesa prima di poterlo prendere, perché comunque è una razza che richiede comunque molta attenzione, non va presa alla leggera, bisogna avere molto tempo da dedicargli e dunque quando è stato il momento giusto ho preso il mio sogno. E hai visto che hai preso il tuo sogno, però hai scelto anche un allevamento sicuro? Assolutamente sì, ho fatto tante richieste e poi per l'appunto un buonissimo allevamento e avevano una cucciolata e dunque ho aspettato che avesse 70 giorni per poterlo portarlo a casa. Ho visto un cane equilibratissimo. Molto, richiedono comunque molto movimento, anche se sono comunque principalmente pigri, però per lottare contro la pigrizia si adattano anche a molto movimento e all'aria aperta. Senti, il tempo delle vacanze, dove lo porterai in vacanza? Basta metterlo in macchina, lui segue, basta esserci io e basta, segue il movimento. Raduno del club italiano Leonberger, Stefani Palumbo. Senti, quando arriva l'estate che soffrono tantissimo proprio il caldo? No, non soffrono tantissimo perché intanto buttano giù il sottopelo e poi sono dei cani talmente calmi che poi alla fine si mettono in un posto all'ombra e godono della frescura e poi escono la sera. Sono meno agitati di altri cani per cui sanno gestire bene la calura estiva. Senti, visto che siamo naturalmente in campagna, un semimontagna, no? Qui a Poppi, probabilmente sono stati davvero bene in questo caso. Ma quando si va in vacanza con un cane così importante anche, è facile o difficile trovare anche degli spazi o dei luoghi che ci accettano? Ma allora, come mole diciamo che si spaventano sempre tutti un po', però un cane tranquillo e poi i gestori che magari si accorgono che è un cane che dove lo metti sta e lo accolgono volentieri, piuttosto le spiagge non ci accolgono, per cui alla fine ci buttiamo sulla montagna oppure andiamo al mare fuori stagione. Loro adorano nuotare, sono dei cani nuotatori, che alcuni hanno anche il brevetto di salvataggio, per cui per loro il mare è l'ideale, ma non ci fanno accedere alle spiagge, non tutte le regioni perlomeno. Per sentirci pienamente noi, un'altra vita mi darai, che io non conosco la mia compagna, tu sarai, fino a quando so che l'uomo